Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Lego 2K Drive, signori. Proseguiamo l'avventura del nostro omino in Formula 1, tra l'altro. Allora, siamo andati verso la nuova missione, la nuova gara. Attenzione alla police. Allora, signori, proseguiamo ancora un pochino con Lego 2K Drive. Vediamo un pochino se vi garba ancora o meno. Sto vedendo un po' meno interesse, però, insomma, voi fatemelo sapere. Voi che almeno seguite, insomma, fatevi vedere, partecipi. Quindi dai con like, condivisioni e quant'altro. Ci andiamo a fare le gare principali per vedere se riusciamo a livellare un pochino. Il prossimo rivale è Rusty Pepita. Prima supera in cerca dei cercatori d'oro. Che sarebbe questa? Ah, ok. E allora facciamoci prima questa. Stiamo qua. Scusi. Attenzione. Mamma mia, volano come se non ci fosse un domani. Comunque la personalità, cioè, la persona. Salvare Valle Pepita dai cowboy automatronici? Lo farei io, Parker, ma mi sono appena fatta le unghie. Guarda, allora lo facciamo noi, dai. È bella la caratterizzazione comunque delle mappe. Allora. Ok, ricorda, questi sono i miei bambini e sono molto costosi, quindi fai attenzione. Per fermare i robot devi aprire un piccolo pannello sul loro busto e inserire questo codice. No! D, F, G, S, J. Ma come faccio? Scusa, questi mi assaltano malissimo. H, G, W, O. Dovrei 9, 9, 2, K, G. Sì, cioè. Dovrei salvare i cittadini, ma è un po'. Attenzione alle maiuscole. Fai con calma. Ok, distruggere i robot, salvare gli umani. Capito? Possiamo sistemare gli umani nella zona di sicurezza verde. Non hai sentito? Un attimo, stiamo cercando di salvare vite qui. Lo so che colpisci. Ma non ce la faremo mai. Scusa, guarda quanti sono. Questi ci assaltano e ci smangiucchiano il veicolo. Piccolo avvertimento, fai attenzione alle anomalie quantiche semifasiche. In pratica i fantasmi, non toccarli, sono un bug, non saranno nel prodotto finale. Visto? Se prendono qualcuno poi no! Non tornerà più indietro. Vabbè, ma è impossibile. Ecco non toccarli. Ok, vabbè, piano piano. Cioè, più che altro perché sono troppi questi altri cattivi, quindi. Vieni. Te salvo io. Vieni qua, Giovano. Via. Allora, intanto lasciamo questi. Cerca di salvarne di più e investirne di meno. Continua così e forse daranno il tuo nome a questo posto. Ma sono troppi questi altri. Aspettate. Venite qua. Vai. Occhio. Dobbiamo arrivare a 20.000 punti. Manca poco. Allora, intanto facciamo un attimo una pulizia così. Vai, venite. Scusa. Ho dovuto togliermi quelli. Dai, salite. Niente. Vabbè, portiamo questi. Via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati qui tutta la notte, ma pensa. Ma perché non è facilissimo comunque. Vai, sali. Ah no, me li perdo se passo nel mezzo al camion, al treno, vabbè, ormai. Vai, vieni pure tu. Vai, giovine. Hai distrutto i miei cowboy automatronici per salvare delle persone? Sì. Ce ne sono altri. Sarà un piacere passarci sopra. Non hai capito niente, luddista. Ok, non facilissimo, ma infatti ce l'abbiamo fatta a pelo, perché comunque questi mi assaltavano di brutto. Ah, vedi, pure i pezzi da aggiungere. Molto bene. Allora, andiamo a vedere adesso se ci fa fare quella principale. Il fatto è che dobbiamo comunque livellare abbastanza per poter poi fare le...
che ho fatto? Principali. Sono certo che non vedremo mai più nulla del genere. Occhiolino. Non devi dire la parola, Stan. Fai l'occhiolino e basta. Ok, adesso si può fare, vai. Tiè. Vediamo un attimino, così magari ci facciamo quelle principali, le gare che comunque anche a livello di gameplay è ben realizzato. A me non dispiace affatto, molto alla Mario Kart, diciamo, per quanto riguarda le gare. E per quanto certo c'è il fatto della difficoltà, che all'inizio loro vanno a bomba, poi rallentano un pochino per farti vincere, diciamo. Tutto pieno di erbacce sulla pista. Spero vivamente che non rallentino i nostri piloti. Mi dispiace tanto dirlo, ma questo è più che sicuro, Vicky. Se fossi infestata dalle erbacce, farei un salto nella regione delle colline. Aiuterei il tizio col tosaerba, vincerei il suo tosaerba ed eliminerei le erbacce. Così la gara diventerebbe molto più facile. Sì, ma a molte persone non piacciono i consigli non richiesti. Per dire, avrei preferito una gara un po' più bilanciata, in senso che, vabbè, all'inizio non è che devono per forza andare a velocità stratosferiche. E poi magari continuano senza rallentare troppo per farti vincere, diciamo così. Un po', intanto noi spingiamo come se non ci fosse un domani. Ecco, abbiamo lisciato. Oh. Comunque effettivamente l'erba alta ti rallenta, ti rallenta parecchio, quindi. Attenzione che... Uno, via. Anzi, il prossimo. Occhio. A bordo. Lunghi. E niente. Devi no. Più veloce, non più piano. Lo so, ma non è colpa mia se ne avete tagliato l'erba, eh. Scusate, che se fa così? Vai, vai. Attenzione. Accelera. Stiamo provando. Attenzione. Finalmente. Niente, noi ribecchiamo sempre questi qua. Lì davanti. Allora, non sono lontanissimi, quindi. Vai. Ok. Questa deca, meno male che stavamo come fantasmi, quindi abbiamo evitato l'assalto. Ultimo giro, signori, ultimo giro. Abbiamo solo il rivale davanti a noi. Un pochino l'abbiamo beccato. Via. Vai, vai. Ok. Vabbè, qua un po' più tirata, dobbiamo dirlo. Però nel finale siamo riusciti a recuperare e vincere l'ennesima bandierina. Abbiamo sbloccato anche il trivellone qui. Rasti Pepita, mi scusi, ma anche lei. Molto bene, molto bene. Vediamo il tutto naturalmente per partecipare al mega torneo, quindi. Siamo ancora a livello C generale. Non sono stato. Ah no, scusa, mi sembra giusto salvare la città e tutto il resto. E se non gareggio, ho più tempo per cercare loro. Ottimo piano. Vabbè, giustamente, vediamo il lato positivo. Resta con i piedi per terra e concentrati sul campionato. Allora, aspetta che la prossima gara è questa qua, la fattoria. Vediamo se questa c'è. È stata un'altra bandiera a scacchi, ancora un po' e potrei accedere all'arena Grand Prix delle colline. Ce la fa fare al volo, noi nel mentre controlliamo se. Vabbè, comunque ti sblocca anche le varie gare secondarie, eccetera, eccetera. Noi adesso stiamo andando dritti per dritti. Sono un cavallo. È nel nostro DNA. Salve, posso partecipare? Sì, questa ce la fa fare al volo. Perfetto, facciamo anche quest'altra. Rivali un po' particolari, ma ci siamo. Sal lo stallone, va bene.
Ti ho mai detto che volevo correre coi cavalli? No, non me ne hai mai parlato. Ebbene sì, ce l'ho messa tutta, ma un giorno mio padre mi prende da parte e mi fa... Zuccherina, non batterai mai questi cavalli in una corsa, sono troppo veloci per te. Tuo padre è proprio un guastafeste. Ma aveva ragione. Posso battere il patriarcato, ma non posso battere un cavallo da corsa. Che quel battute, voglio correre con i cavalli, ma in realtà voglio correre contro i cavalli. Ah, va bene, onesto. Dai, Anche questo, cioè, è divertente dei giochi Lego. Il sarcasmo è la cosa più... Zapim! Guarda, quello si è salvato. No, guarda l'erbaccia maledetta. Vai, vai, sportella. Via, no. E... Zapim! E uno... Oh, questo c'ha sempre la... la barriera. Attenzione, attenzione. Se vi sparate tra di loro, tra di voi, aia, sparano a noi, è un problema, un problema. Ai. Attenzione, siamo in quarta posizione, molto distanti dai primi. Vediamo se riusciamo a ribeccarli. Aiaia. Zag. Facciamo così, mettiamo la barriera. Pure noi. Qua spingono, qua spingono. Attenzione. Vai, di rimbalzo. No. Ehi, giovanotto. Allora, se questo riusciamo... Dai. Abbiamo finito pure il turbo. Attenzione ai cavalli. Oh, stavolta ha funzionato. Attenzione perché comunque ancora combattuta. Vai a smitragliare. No. Attenzione. Lancia dietro. Grande. No, 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 zig zag, zig zag. No. Questa l'abbiamo persa per forza. Non va bene farci recuperare, ma non credo ce la faremo mai. Bel colpo. Meno che... No, ci ha fregato stavolta. No, attenzione. Ma ci hanno massacrato nel finale. Ma mica se fa così. Sì, Giovanni, madonna, siamo arrivati comunque a pelo, nel mentre, vabbè, siamo morti appena arrivati, però, molto bene. Allora, in realtà, quello mi garba di furgoncino, devo essere onesto, questo potrebbe essere papabile come veicolo. Cavolo, non so che cosa sia successo là fuori. Immagino di essermi spaventato. Capita ai cavalli, Comunque, hai ottenuto la bandiera a scacchi in modo onesto. Congratulazioni. Grazie, caro. Ehi, in bocca al lupo per il resto. Promettimi che vincerai il trofeo, La Strocoppa merita di andare a un vero pilota, non a uno come Shadowsy. Posso insegnarti tutto quello che so sulle corse, ma non posso guidare al posto tuo. Dipende da te. Ecco un'altra bandiera a scacchi. Ne abbiamo abbastanza per addobbare un forte e quasi a sufficienza per l'arena Grand Prix delle colline. Quasi, eh? Allora, quindi dove andiamo? Perché in realtà queste sarebbero quelle del... Vediamo di qua. Quale abbiamo fatte tutte, sì. Sempre quelle di livello C però abbiamo fatto. Ehi, Stad, non ci manca una bandiera a scacchi per qualificarci all'arena Grand Prix delle colline? Oh, mi è sfuggita una gara nella regione delle colline. Mai saltare gli aggiornamenti di sistema. Io clicco sempre ricordamelo dopo. Non tutte le comunicazioni sono importanti. Un momento, c'è una comunicazione importante. Ciao, sono io, la dottoressa Stella Rapid, l'incredibile scienziata e l'asso delle corse. Basta con i conventi. Ma perché mai saltato? Devi sfidare Human, vero?
Ah, certo, Hugh, che strano accento che ha. Chissà da dove viene. Su a nord, molto a nord. Potrei aiutarti ad arrivarci in una volata. Ti spiego dopo. Prima devi aiutarmi con un problemino urgente con dei razzi. Hai sentito la scienziata? Se la aiutiamo, poi possiamo gareggiare. L'ultima posizione nota della dottoressa Rapida è una pista da rally vicino all'area cinquantino delle colline. Viaggiamo rapidamente alla regione delle colline prima che quei razzi ci sfuggano. Allora, regione delle colline sarebbe qui. E lei dovrebbe stare qui. Atterraggio di fortuna in carico. Immagino, immagino di sì. Allora, facciamo che ce la segniamo. Viaggiamo rapidamente in quest'altra zona. E adesso andiamo magari anche a cambiare il veicolo. Ci mettiamo quello del che abbiamo appena sbloccato. Sono qui. Eccoci. Attenzione ai razzi vaganti. Della serie esplodiamo male. Ciao. No, per sapere. Devi aiutarmi, i missili sono fuori controllo, recuperali subito e metterò a tua disposizione la mia nuova invenzione, il jetpack. Che ne dici? Vai. Ora recupera i missili e portameli qui. Ah, quelli? E come... Sì, ma non è fattibilissimo. Ah, così. Oh, piano, piano, perché poi comunque... Aspetta, aspetta. Non è gestibilissima. Ne riusciamo a prendere due alla volta, no? Perché poi il missile comunque continua. Raggiungere i razzi in volo. Ok. Attenzione, l'altro pure passa da qua. Veloce, veloce. Non si riesce a guidare il nostro veicolo. È un po' un problema. Chi è? Madonna, diventa veramente inguidabile. Ok, via dopo. Ok. Piano. Dai che ce ne manca uno solo. Chi è? Ok. Mamma mia. Ok, qualunque cosa significhi, buon divertimento. Jetpack della regione delle colline sbloccati. E va bene, ci servono per... Hai fatto un lavoro galattico. Per ringraziarti ho sbloccato tutti i jetpack delle colline. Ora vai. Vola via. Hai sentito? Puoi usare i jetpack. I jetpack. Sono un po' invidioso. No, mi fa piacere, per carità, ma all'atto pratico con quale utilità? È il momento di affrontare la prossima gara, l'alienazione 500. Nell'ultima gara da affrontare prima dell'arena Grand Prix delle colline. Andiamo, scheggia. Ok, allora, dove... Hugman. Che non è proprio... Ok, che è questo? Abduzione aliena, sì, ok. Allora andiamoci. Giusto, giusto, ce l'abbiamo qua. Ce la facciamo a saltare così? Dai, grande, grande. Ci vediamo ad abduzioni aliena 500 per una gara che ti umilierà. Speriamo di no. Vota per me. Pronti? Dai. Signori, anche questa va fatta. E poi c'è l'arena Grand Prix, che vedremo anche in cosa consisterà. Nel senso, quante gare, come... mangia la polvere. Il cielo è pieno di spettatori accorsi ad assistere all'alienazione 500. Preparatevi, piloti. Metteranno in scena un bello spettacolo di luci laser. Non posso fare a meno di notare che stasera gareggiano diversi agenti segreti. È proprio vero, Parker. Oh, probabilmente la gara è un'operazione sotto copertura. Oh, e forse stanno raccogliendo informazioni su uno dei partecipanti. Oh, forse credono che uno dei piloti stia mentendo sulla sua identità. Oh, forse perché uno dei piloti in realtà è un alieno. Continuate a guardare CNB per non perdervi lo scoop. Noi siamo pronti, Attenzione con la nostra formula di fino. Allora, siamo subito con un po' di recuperi. Prendi il razzone. Patim. Attenzione ai burboni. Sono sbalordito.
Ah, qua sono proprio tutti razzi, quindi... No, non tutti, dai. Concentriamoci sul... occhio. Chi è? Di rimbalzo? No, guarda che culo. Dubito sia stato un incidente. No, qualcuno mi ha tirato una mina. Ah, questa è a percentuale la gara. Ok, non è a giri, quindi dobbiamo stare accorti. Bellissimo. Anche lui credo sia rimasto discretamente stupito, però. Quello è esploso con la mina. Bene, bene anche questo. Iniziamo qua. Questa la lanciamo a brodo. Oh, che spettacolo! Occhio! No? Sì. Vai! Dove si va? Qua? Ok, sto un attimo perdendo male. Per i miei fan dello spazio. No, che erroraccio. Sono stati... No, niente. Spero che non si schiantano malissimo tra loro. Mi dà pure queste cose inutili. Aspetta. No, 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 no. L'erbetta, l'erbetta, l'erbetta. Vabbè, questo l'hanno fatto fermare. E niente, c'ha comunque fregato. No, 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 no. Porco due, un'altra volta quell'errore stavo facendo del taglio curva che c'è l'erbetta. Mamma mia, meno male che mi ha dato i razzi alla fine. Con quale rischio? Che stai fuori? Pericolosissima questa cosa. L'erba alta, veramente devastante. Appelo, appelo. Molto bene, molto bene. Ma quindi mo l'Arena Grand Prix come funziona? Mi dica. Ci faccia vedere. Sì, saremo di livello, ma sempre ci siamo, quindi... Non posso vincere se non guido il mio vero veicolo. È nel negozio. O almeno è così che lo chiamano, ma in realtà è un hangar. Ah. Secondo le tradizioni locali, quest'ultima bandiera a scacchi ti consentirà di gareggiare nell'arena Grand Prix. Che emozione! Anche i miei tantissimissimissimi follower sono emozionati. Woohoo! Ripeto, woohoo! Abbiamo battuto l'extraterrestre. Peccato non l'abbiano lasciato gareggiare con il suo disco volante. Avremmo perso, ma... Che... E vai, continua a parlare. Esperienza. Questi segreti non sono stati ben custoditi. Oh, non è mai stato un segreto. Le persone si stufano e perdono interesse. E quindi adesso... Ah, eccola qua. Arena Grand Prix delle colline. Beh, andiamo. Aspetta, vediamo. Aspetta, Clutch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo 8 bandiere a scacchi. Vuol dire che possiamo gareggiare nell'Arena Grand Prix delle colline. Potrei avere un contingente. Fa un bel respiro, Stan. Ora facci strada, perché sono super emozionato! Nuovo rivale, Tizio U. Molto bene. Sheila! Aspetta. Ma sono io, l'eroe indiscusso, Shadowsy! Senti, per quanto vorrei proprio vederti perdere all'Arena Grand Prix delle colline, non posso venire. Mi hanno convocato in tribunale nella giuria e devo concentrarmi sulla mia responsabilità civica di essere giusto e imparziale. Quindi ho deciso di lasciar gareggiare un membro del mio team. Si chiama Tizio numero uno e fa attenzione, non è né giusto né imparziale. Ce lo segniamo. Stiamo andando giusti? No, in realtà no. Attenzione, attenzione. Così dice che non si sbaglia mai. Ha anche detto che non avresti raggiunto l'arena Grand Prix delle colline. Sono confuso. L'abbiamo messo un po' in realtà, Non è stato facile dal punto di vista logistico, ma. Proviamo, dai, facciamoci la prima gara. Tanto non penso che sia naturalmente gara singola questa delle battaglie dell'arena Grand Prix. Arena Grand Prix. Si è radunata qui tutta la regione delle colline. Credo di aver visto addirittura Shadowsy. Ok, è una... Parker,
Shadowsy aveva comunicato a tutti che era impegnato con la giuria. Forse una arena ogni zona. Perché infastidiva il testimone. E forse anche tutti gli altri. Vediamo invece chi c'è davvero. I nostri avversari preferiti. Sarà Sally Trafficona a vincere? Rusty Pepita riuscirà ad arrivare a loro? Chip Biplano chiamerà la sua mammina? Vicky, lasciamo che sia la gara a dirlo. Ok. Vediamo, si parte dall'acquetta? Molto bene. Noi abbiamo quella faccia, non so per quale motivo. Vabbè. Occhio. Niente, abbiamo fileccato, pensavo ci arrivasse. Attenzione allo squalo. Sapim. Madonna, è cacciata. Chi è? No, abbiamo lanciato le bombe sulle altre bombe. Sono esploso tutto. Chi è? Tanta roba. Sono sbalordito. Attenzione sempre al primo, però che. No! Sono due. Quanto mi diverto! Sì, anche noi, però. Potrebbe andare meglio, eh. Sono tre giri, il primo. Mantieni la calma e guida. Sì, è quello che stiamo facendo, ma non è proprio easy. Attenzione. No, 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 no. Maledetti. Là sta sempre in modo molto farlocco comunque. Vabbè, l'importante è prenderne qualcuno, eh. Attenzione ai rischi. Rusty Pepita lì davanti. Preso. No, ha usato lo scudo Rusty Pepita. Ma quello taglia. Ah no, sta là. Tizio numero uno si spinge. Non è vero, si è impantanato. Appena gliel'abbiamo detto. L'abbiamo seccato subito, ma. Attenzione perché siamo all'ultimo. Quasi all'ultimo giro in realtà. No! Ah, quindi gli esce pure l'avviso quando stanno a. Magicati, levate dai coglioni. Occhio. Guido prima di pensare. Dovresti anche pensare mentre guido. E là! No! Ah, ma il salto quindi ti permette di. Evitare, va bene, buono a sapersi. Guarda che noi non ci riusciamo mai, ma. Chi è? Levatevi di mezzo. Oh, Rusty Pepita comunque spinge. No, 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 no. No, no, non via a me, via a lui. E vabbè, guarda che culo questi. Siamo un po' in difficoltà, signore. Ci vuole un colpo di fortuna anche qui. Che non abbiamo perché stanno prendendo tutto loro. E niente. Mamma, guardami! Guarda! No! Mo che mi serviva quel fottuto razzo. Attenzione, ce la siamo dovuta rifare, ma con cattiveria, eh. Adesso iniziano ad essere più cattivi. Molto più cattivi. Ok, ok. Salto non bene, però pare che va forte. Perfetto. Qua è più sudata, signori, è più tesa. Troppo tardi, l'ho già fatto. Siamo divertenti. Quella matricola è una spina nel fianco. Probabilmente è riuscita a imbrogliare. Proprio come noi. Esatto. Ok, tizio numero due, tu sei il prossimo. Sarà uno scherzo.
Vai velocissimo, non schiantarti e non perdere come tizia numero uno. Capito? Jeff! Chiedo scusa. Cosa? Mi chiamo Jeff. Oh, sì, certo, certo. Siamo tutte persone speciali qui e tutti quanti dovremmo esigere lo stesso rispetto. Per me non siete solo dei numeri seriali basati unicamente sull'ordine in cui vi ho assunto. Quindi d'ora in avanti vedrò di impegnarmi al massimo per ricordarmi che tu ti chiami... Nome? Tizio numero due? Bello, mi piace. Tizio numero due. Vedi di non perdere. Jeff. E questo è quanto, questo è quanto. Con quale violenza e cattiveria. Molto bene. Allora. Congratulazioni. Sono la rappresentante locale della Federazione Gare di Mattonia e vorrei premiarti con la tua prima medaglia dell'Arena Grand Prix. Vincine altre due e ti qualificherai per il Gran Premio Astrocoppa. C'è ancora della strada da fare, ma so che andrai alla grande. Ok. Non so chi ti credi di essere, ma questa è la mia gara. Non puoi venire qui senza un briciolo di esperienza e battermi. Chi ti ha mandato? Voglio un nome. È stato incredibile! Quando hai fatto quel... E tutti hanno fatto... Wow! E poi hai dirapato facendo... Boom! Dovevi sentire la folla quando eri in testa! Goditi il giro d'onore, Scheggia. E già che ci sei, ottieni la classe B. Presto ti servirà. E come la otteniamo la classe B, scusa? Trova eventi dinamici in carica per ottenere XP e raggiungere il livello 10. Ok, forse in quello... Scusate. Vabbè, livello 10 manca veramente poco. Non so se mi fa fare subito la prossima gara. Immagino ce ne sia una ogni regione di queste, no? Me la sblocca dopo? Allora, qua in realtà non credo ci sia già qualcosa di sbloccato. Qua stessa cosa. Vabbè, magari me la faccio io una garetta. Voi nel mentre, signori, come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Siate sportiveggianti. Ci vediamo al prossimo appuntamento e proseguiremo un po' con queste medaglie. Insomma, vedo un pochino se vi garba ancora il gioco. Insomma, fatemelo sap. Ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da quel tale Ale.